I 46 dipendenti della Coop del centro commerciale di Bortino hanno proclamato 2 giorni di sciopero per il 28 e 29 giugno, con la chiusura totale dell'esercizio. La serrata è dovuta al fatto che negli ultimi giorni i dipendenti sono venuti a conoscenza che questo punto vendita nel quale lavorano presto sarà ceduto ad un'altra società, oltretutto privata. Nessuna informazione di quanto sta avvenendo è stata data dalla direzione di Piombino, sia ai lavoratori e tantomeno ai sindacati di categoria. Pochi giorni fa i dipendenti hanno avuto sentore che qualche cosa stesse accadendo per il fatto che alcuni di loro hanno visto nello spazio dedicato allo scarico delle merci un camion con le insegne della Conad, cooperativa concorrente alla Coop, ma che affida in maggioranza a privati il suo marchio, supportandone in franchising la apertura di punti vendita. In più, la scorsa settimana, alcune persone con un'area dirigenziale, senza qualificarsi e dare delle spiegazioni, hanno ispezionato il punto vendita, senza nessun preavviso e tantomeno dando delle informazioni ai dipendenti, che per di più da 2 mesi sono privi del loro direttore, assente per malattia. Tutta la direzione della struttura è tenuta in piedi dai 4 capireparto. Questo punto vendita della Coop Tirreno fu aperto nell'aprile del 2009, quando fu inaugurato il centro commerciale Tiburtino. All'epoca vi erano impiegati 90 dipendenti, che nel giro di 5 anni sono andati man mano a diminuire, fino ad impiegarne attualmente solo i 46, con una riduzione del personale pari al 50%. Facendo un po' di storia, la Unicoop Tirreno nacque nel 1945 a Piombino, con il nome di cooperativa di consumo La Proletaria. Vicina al Partito Comunista, ne facevano parte come soci, operai, impiegati ed artigiani. Da allora la cooperativa è cresciuta, restando politicamente sempre a sinistra. Ha cambiato la ragione sociale divenendo Unicoop Tirreno, con sede sempre a Piombino. Oggi rappresenta una grande realtà nella distribuzione, con la presenza di 100 punti vendita distribuiti tra la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Ma tornando a parlare del punto vendita del Tiburtino, la lotta di questi lavoratori è supportata dai sindacati di categoria del commercio, della CGL, UIL e dal sindacato autonomo USB Lavoro Privato. Hanno preso contatti con la direzione di Piombino inviando una lettera di protesta per denunciare le modalità occulte con le quali la direzione si sta comportando verso i lavoratori di questo punto vendita. Hanno ottenuto in risposta la loro disponibilità per un incontro programmato nei prossimi giorni. I lavoratori, per loro conto, hanno chiesto aiuto anche alle forze politiche locali. Per ora, solamente il Movimento 5 Stelle ha risposto al loro appello di aiuto, emettendo un comunicato di solidarietà e appoggiando con i loro militanti la protesta presso il punto vendita. Molti clienti giunti nel negozio per fare acquisti, trovando le serrande abbassate per lo sciopero, hanno solidarizzato con i lavoratori, che, con un volantino, spiegavano il motivo dello sciopero scusandosi con loro. Fino a che non avranno chiarimenti e certezze sul loro futuro, questi lavoratori seguiteranno nella lotta per la difesa del loro posto di lavoro.